Perché Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono lasciati? Una relazione spinosa su questi ex protagonisti di Uomini e Donne ha lasciato ampio spazio ai sospetti. I fan sono stati colti di sorpresa dal modo improvviso in cui questa coppia ha posto fine alla loro relazione, durata solo pochi mesi. Fuori dal programma sembrava che tutto andasse bene, tanto che dopo la tanto attesa scelta, sono andati subito a vivere insieme. All'improvviso è arrivato l'annuncio di Carola, che ha rivelato ai fan che questo è un momento difficile per entrambi, parlando di crisi. Poche ore fa Federico ha confermato che con Carola è finita definitivamente. Sembra che non ci sia molto da sperare. Inoltre, arriva una segnalazione abbastanza forte, che potrebbe spiegare perché Federico e Carola si sono lasciati. A renderlo noto è Deianira Marzano, che ammette di aver ricevuto diverse voci su Federico. È un dettaglio da non sottovalutare. Ecco la segnalazione. Sono contenta che difenda Carola, e non capisco perché la protegga, e non dica le cose come stanno. C'è qualcosa che non quadra. Li conosco entrambi, molto, molto bene. All'inizio era solo amorevole, ma per i social media. Pensava di poter sfondare come coppia, ma non è riuscito a trovare nemmeno un'agenzia che li volesse, quindi ha rinunciato. Ma non finisce qui, perché sembra che Federico abbia un sogno nel cassetto, partecipare al Grande Fratello VIP. Non solo, ma in questa relazione, si parla anche di presunta infedeltà. È convinto di poter fare il Grande Fratello, ora è in quello stato d'animo. Inoltre, sembra che l'abbia tradita, perché si è confidato con un amico comune. Molti fan della coppia faticano a credere a questa notizia, che al momento non riceve né conferme né smentite. Per avere risposte certe, i fan dovrebbero aspettare le dichiarazioni dei due diretti interessati. Che ne pensate? Che idea vi siete fatti di tutto questo? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.